Ieri si è presa una decisione perché ricordo che il Consiglio federale si è tenuto dopo oltre 2 mesi, l'ultimo si tenne mi sembra il 10 marzo, e questo Consiglio federale ha sancito che per quanto riguarda i campionati della Lega Dilettanti nazionali e regionali, compreso calcio a 5, calcio femminile, non ci fosse la possibilità di procedere alla disputa delle rimanenti partite. Perché noi abbiamo sempre sottolineato che prima di tutto anteponevamo a tutto la tutela sanitaria per i nostri partecipanti alle gare e quindi è stato sancito un principio, per la verità un principio che definirei scontato. Presidente, per restare alla Serie D, prima di parlare di altro, quindi voi domani vi vedete in pratica ufficializzate le promozioni e le retrocessioni a tavolino? Noi domani ci vediamo con tutti i componenti del Dello Consiglio SNUS. direttivo della Lega, che ricordo è composto dai presidenti regionali, dai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, dai vicepresidenti della Lega e stabiliremo quella che dovrebbe essere la procedura da sottoporre poi successivamente al Consiglio federale per la ratifica. Evidente che la Lega Pro è assimilata, come è giusto che sia, al calcio professionistico, quindi la Serie A, la Serie B e la Serie C, seppur con diverse, come dire, sfaccettature, però è assimilato è il calcio professionistico, quindi sono stati bloccati i campionati dilettantistici, ma non quelli professionistici. Sicuramente le società professionistiche in Italia sono troppe, il paese dove ce ne sono di più. E ieri il presidente federale, anche su mia richiesta, su mia indicazione, ha detto che a breve, appena dopo, diciamo, il prossimo Consiglio federale, quindi dopo il 3 giugno, si potrà cominciare a parlare, si riunirà di nuovo il tavolo che ricordo era già stato prima convocato, prima del coronavirus, e quindi si dovrebbe parlare di questa situazione che riguarda appunto le riforme dei nostri campionati, del format dei nostri campionati.